Avete mai pensato di farvi un bel tatuaggio con dei caratteri asiatici scritti sopra? Nel corso degli anni molte persone hanno fatto a Seba numerose domande, tipo come si scrive questo in giapponese barra cinese che vorrei farmi un tatuaggio? Tra cui anche la Sabri Gamer per il suo tatuaggio sul polpaccio. Se siete convinti di voler fare un tatuaggio in giapponese, ma anche in cinese o arabo che sia, mi raccomando fate le vostre ricerche e chiedete a più persone madrelingua informazioni. Dovete essere sicuri al 100% del significato. Non vorrete fare la fine di queste 6 persone selezionate per voi come i tatu più scemi del momento, vero? In sesta posizione il calciatore Marito Mano. Al quinto posto a volevo tatuarmi il carattere di libertà, invece il mio tatuatore ha preferito optare per gratuito. Chissà se il tatuaggio era poi realmente in omaggio. Saliamo con la Chicken Noodle Soup. Chissà se è la stessa ragazza che si è tatuata noodle sul polso. Sale sul podio Porco d'Oro dietro il collo, che anche se il carattere di porco è ribaltato e dà quel tocco di trash in più si dovrà contare di un bronzo. Seconda a pari merito in cinese, con furore schiena carattere di verdura sopra, sguardo penetrante, probabilmente tatuato dopo essersi reso conto del significato del carattere sopra, e la ragazza non mangio carne ma mordo. Ma la prima posizione se la merita questa ragazza che probabilmente voleva tatuarsi il carattere di albero, ma ha finito per tatuarsi un ho in katakana, che per quanto simili fisicamente a chi non conosce il giapponese, ki e ho sono due caratteri completamente diversi. Si aggiudica la prima posizione perché ho nello slang è anche l'abbreviativo di ovvero truio, no? Se volete andare sul sicuro, potete farvi fare il tatuaggio direttamente in Giappone, Cina, anziché in un qualunque negozio di tatuaggi in Italia, anche se gestito da asiatici. Infatti, non tutti gli asiatici che vivono in Italia realmente conoscono la lingua che volete farvi tatuare, ed anche se la conoscessero, non è detto che la sappiano realmente tatuare, perché lo shodo, ovvero l'arte giapponese della calligrafia, non è cosa da tutti. Nello stesso Giappone ci sarà chi è in grado di farvi delle vere opere d'arte e altri che riusciranno a farvi tatuaggi molto velocemente. Insomma, se andate dal primo tatuatore che trovate ad Harajuku, che deve fare altre 1000 persone, quasi tutte straniere, che probabilmente non parlano una fava di giapponese, non hanno idee chiare su cosa vogliono e non capiscono l'arte, non potete pretendere che ne esca qualcosa di sublime. È normale che probabilmente poi vi troverete con dei caratteri scritti Times New Roman. Ma se andate a fare un tatuaggio attraversando mari, oceani e montagne, immagino che ci sia qualcosa che significhi molto per voi. E siccome un tatuaggio è per sempre, non preferireste qualcosa di più artistico e meno commerciale? In ultimo, vorremmo avvisarvi che in Giappone il tema tatuaggi è da anni fonte di discussione tra istituzioni, governo e autorità da una parte e cittadini e turisti dall'altra. Questo perché nel Sollevante il tatuaggio tradizionale giapponese, ovvero irezumi, letteralmente inserire inchiostro nero, originariamente era usato per scopi rituali o di status. A partire dal periodo Kofun, 300-600 d.C., cominciò ad assumere connotazioni negative e i disegni tatuati cominciarono ad essere messi sui criminali come punizione. Inoltre, l'irezumi si è poi anche diffuso grazie alla yakuza, la mafia locale, i cui affiliati erano ricoperti di disegni in un numero proporzionale all'importanza e al rispetto di cui godevano all'interno del gruppo criminale. Anche se nell'ultimo periodo si sta pian piano aprendo su questo argomento, ancora oggi in molti onsen, palestre e piscine non potete entrare se avete dei tatuaggi. Se volete saperne di più, guardatevi il video dedicato, che tra l'altro è uno dei primissimi video di questo canale. E voi? Vi fareste mai un tatuaggio in giapponese, cinese, coreano? Se sì, quale? Fatecelo sapere nei commenti. Vi ricordiamo che potete trovare la musica di Sebastiano Serafini nei maggiori digital store.